difficilmente il gruppo della Lega Nord potrà votare favorevolmente o anche arrivare ad un'astensione relativamente a un provvedimento che in una parola si può definire schizofrenico. Al di là della eterogeneità dei contenuti, che come ricordava prima il collega La Russa vanno da questioni legate all'antiterrorismo, o perlomeno ci provano, perché di norme effettivamente efficaci nel contrasto del terrorismo internazionale non ve ne traccia, almeno per quello che attiene la nostra valutazione. Vanno appunto da un tentativo di normare o di dare strumenti sull'antiterrorismo, alle missioni internazionali, alla cooperazione, ma addirittura ci buttano dentro così en passant questioni relative anche alla caccia. Quindi proprio una confusione totale, una confusione in qualche modo abbiamo già visto in altri provvedimenti emanati da questo governo, e appunto schizofrenici. Schizofrenici anche nel testo rispetto a quello che è l'obiettivo dichiarato inizialmente già nel titolo del provvedimento. Non fosse altro che inizialmente il testo prevedeva delle pene per reati collegati appunto al terrorismo internazionale o al reclutamento, pene che addirittura stavano sotto la soglia della possibilità di utilizzare le semplici intercettazioni. Questa la dice lunga sull'approssimazione con cui questo governo affronta temi delicatissimi come quello del contrasto al terrorismo. Ma del resto la gestione di Mare Nostrum, di Triton, di Compagnia Cantante, della incapacità di fermare l'onda invasiva del nostro territorio sull'onda altrettanto ipocrita della carità pelosa di questi profughi, che profughi poi non sono, perché i dati stessi di questo governo che ci fornisce ci dice che oltre il 90% di chi arriva clandestinamente in questo paese poi alla fine non ha nessun titolo per chiedere nessun tipo di protezione internazionale. Comunque sia, dicevamo, è un provvedimento, qualcuno l'ha definito invotabile. No, bisogna in qualche modo, secondo noi, anche noi siamo stati tentati da non partecipare al voto finale. Nonostante, questo è da riconoscere, moderatamente il testo è stato migliorato proprio grazie a dei nostri emendamenti, quello che si ricordava prima sulle pene minime edittali per determinati reati che così almeno danno lo strumento delle intercettazioni all'autorità inquirente, fino alla questione della delimitazione della perimetrazione di quelli che sono l'utilizzo dei dati, dei tabulati telefonici e del traffico dati internet, che viene così con un blitz definito. Viene definita la possibilità per gli operatori telefonici di trattenere questi dati fino al 31/12/2016, in attesa di una direttiva generale che poi sicuramente non arriverà mai in tempo, quindi ci sarà anche lì un'ulteriore proroga. Così come era stato scritto dal governo, in maniera agghiacciante veniva in qualche modo definito un grande fratello che andava a conservare tutti i dati, e in maniera indiscriminata qualsiasi procura poteva utilizzare questi dati, non solo per finalità di reati gravi come antiterrorismo, mafia, ma per qualsiasi tipo di reato, anche il più stupido, alla faccia del non intasare le procure con reati di poca, di lieve entità. E poi anche qui, ripeto, il comportamento schizofrenico: da una parte si fanno gli svuotacarceri, da una parte si fanno la depenalizzazione di determinati dei reati, poi si va a creare un cortocircuito come quello che comunque fortunatamente è stato evitato proprio grazie a un nostro emendamento in extremis, l'ultimo giorno in commissione prima di arrivare in aula. È comunque questo un provvedimento assolutamente insufficiente, inefficace, confuso, ed è anche pericolosamente lesivo delle libertà individuali. Su questo dibattito, di quanto noi possiamo cedere in qualche modo le nostre libertà individuali allo Stato, o il controllo di queste nostre libertà individuali allo Stato, di questi nostri diritti allo Stato, in funzione di una tutela della sicurezza, era un dibattito da svolgere in maniera separata, non all'interno di uno zibaldone, di un minestrone come questo decreto qui. Anche perché qui
Il governo chiede di controllare la vita privata dei cittadini, ma non fornisce nessun tipo di elemento pratico, concreto, efficace al contrasto del terrorismo. Allora, siccome lo Stato insegnano i fondamenti del diritto, lo Stato non è altro che un patto sociale fra cittadini, dove i cittadini cedono in qualche modo loro capacità decisionali a fronte di servizi e di tutele che lo Stato deve dare. Qui lo Stato chiede, ma non fornisce assolutamente nulla di concreto, soprattutto nel contrasto dell'antiterrorismo. E c'è un motivo perché non fornisce nulla, perché avete bocciato voi della maggioranza tutte quelle proposte che andavano invece nella direzione di una maggiore sicurezza, di una maggiore tutela. Avete bocciato le nostre proposte su un aumento degli effettivi delle forze dell'ordine, perché se si vuol fare sicurezza bisogna che ci siano persone sul territorio a controllarlo, il territorio. Avete bocciato la nostra proposta di formare gli agenti che vanno sul territorio con dei corsi di antiterrorismo, così come invece avviene in tutti i paesi occidentali che devono fronteggiare questa sfida. Avete bocciato l'emendamento che prevede l'aumento da 2 a 3 del personale in pattuglia e soprattutto personale qualificato e pronto, perché sono i primi che in caso di attacchi devono affrontare i rischi di un eventuale secondo attacco, perché è sistematico spesso e volentieri che chi porta attacchi terroristici all'interno dei paesi occidentali poi cerca di immediatamente di colpire anche chi interviene in prima battuta. Avete bocciato le dotazioni speciali che noi volevamo dare alle forze dell'ordine, avete bocciato la nostra richiesta di regolamentare la creazione di nuovi luoghi di culto o di nuovi centri di cultura islamica, che non la Lega, ma le cronache, le procure, la storia, i servizi segreti di tutti i paesi occidentali dicono essere i centri di reclutamento dei terroristi in maniera diretta, oltre che quella indiretta su internet. Avete bocciato le norme che abbiamo proposto per evitare, per fermare lo sbarco di clandestini. Clandestini in mezzo ai quali si annidano, e questo anche qui lo dicono le procure, coordinate proprio da quella procura antiterrorismo che avete voluto creare, giustamente, questa è una delle poche cose sagge che è stato fatto per il coordinamento. Le stesse procure che appunto devono contrastare ci dicono che lì in mezzo, siccome non sono profughi ma sono clandestini, questi clandestini fra l'altro alimentano, grazie ai soldi che pagano ai trafficanti di uomini, alimentano proprio le bande armate che ci fanno poi terrorismo sui nostri territori. Per questo sarebbe già sufficiente questo a dire assolutamente no, avete sbagliato, totalmente sbagliato, avete fatto l'ennesimo decreto sull'onda emotiva e non ragionato su quello che effettivamente serviva per il contrasto al terrorismo. Ma di più, avete sbagliato anche tutto quanto sulle missioni internazionali, tutto. Tutto. Noi, come Lega, a metà di febbraio, quindi un mese e mezzo fa, abbiamo fatto una proposta durante il dibattito parlamentare su quello che deve essere le linee guida della politica internazionale di questo Paese. Avevamo fatto pochissime proposte quando invece c'erano tante risoluzioni che parlavano di tutto, della pace del mondo. Avevamo detto affrontiamo il tema specifico e contingente di adesso, il rischio terrorismo e la questione che la Libia è veramente a un tiro di cannone in tutti i sensi da noi. Sfruttiamo le risorse navali che abbiamo per un blocco navale dei porti, perché questo significa anche evitare i morti nel canale di Sicilia. È inutile piangere i morti quando i morti li si ha sulla coscienza per scelte scellerate dettate solo da ipocrisia politica. Non l'avete voluto fare, è arrivato addirittura l'ONU, l'inviato speciale dell'ONU, Leon, a dirvi che quella era una cosa che andava fatta, ma anche qui l'avete voluta bocciare. Non avete voluto creare con i fondi della cooperazione i campi profughi in Tunisia, nelle zone contigue alla Libia, per poter lì sì recuperare i veri profughi e non i finti clandestini. Capite che avete fatto tutta una serie di errori, non ultimo il fatto di aver negato per l'ennesima volta una norma chiara che, così come accade per i sequestri che avvengono all'interno del Paese, anche per i sequestri che avvengono all'esterno di questo Paese non si possono pagare riscatti. Avete bocciato la norma che obbligava, e finisco Presidente, obbligava i cooperanti a iscriversi, a avere un'autorizzazione da parte della Farnesina e in caso negativo a pagare di loro tasca qualsiasi tipo di danno.
Per tutti questi motivi, chiaramente, noi non solo non possiamo votare favorevolmente a questo decreto, ma siamo molto preoccupati del pressapochismo con cui avete affrontato un tema delicatissimo per la sicurezza di questo Paese.